Buongiorno ragazzi! Allora, alcuni mi hanno scritto che quando inizio i vlog si devono tappare le orecchie perché io urlo sempre, però vabbè, lo sapete. Allora, come potete vedere, non sono nella mia stanza, ma di sicuro riconoscerete la stanza perché è la stanza di Cleo. Cleo in questo momento non c'è perché appunto si sta preparando perché, come ben sapete, come avete letto dal titolo, anche se non so che titolo metterò, oggi esce il libro di Cleo. Comunque, Cleo, faccio un saluto dal bagno. Eccola là. Dopo mi preparo anch'io velocemente, una cosa easy easy, e noi ci aggiorneremo dopo. A più tardi, cioè a più tardi, a tra poco. Allora, ragazzi, Cleo ha fatto il mio make-up molto luminoso. Eccola Eccomi qua, qua. lei è pronta anche lei. Quindi noi siamo pronti, cioè ci dobbiamo vestire Devo finire decentemente. anche il mio trucco poi. Dopo devo fissare delle piccole cose che ha sbagliato, però Ma mi metti anche piace. il rossetto liquido? Il rossetto liquido, la tinta, dici? Sì, si chiama rossetto liquido in realtà. Io dico tinta labbra. Tinta labbra. Sì, dopo lo metto, Ok, dopo che ho mangiato così anch'io a lo stavo posto. per mettere. E niente, quindi questo è il trucco, è molto luminoso, perché lo volevo molto luminoso. Cleo è stata brava, come sempre. Tanto ha messo fuoco a me. E niente, adesso noi andremo a pranzare e noi ci vedremo dopo. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Qui c'è Mela. E siamo quasi arrivati. Cleo è qui davanti. E siamo in ritardo, però vabbè, un pochino di ritardo ci sta, così un po' più di quella roba. Ah, il trucco finito è questo, me l'ha fatto Cleo. E dopo ci asciughiamo bene tutto. E ha fatto anche le unghie, forse non le avevate ancora viste. E niente, non vedo l'ora. E dopo comunque vloggerò. E ci vediamo tra poco. Cleo è prontissima, è carica. Sono troppo felice per lei, veramente. Qua, ah, non mi sono dimenticata di dire che qua c'è, vabbè, Mila sempre. Poi c'è Matilde e Luciano che ci hanno raggiunto. Sono venuti anche loro a supportare Cleo. Se vedete che strana la mia faccia, il colore non è colpa mia, cioè del mio colore, ma è colpa di queste luci. No, giusto per dirlo, perché sembra arancio, sembra. Anche i denti di solito sono più brillanti. Comunque, eccola qua che si sta preparando. Bella lei. E là fuori sono tutte le persone. Francesca. Stanno arrivando. Mi raccomando, Cleo, è carica. Eccole che arrivano. Allora, Cleo spiegaci come rimanere in un posto, in un posto. Vai, Cleo. Questa è una mela e tu, Luciano, devi rimanere qua. L'ha spiegata Luciano. Oddio. Cioè, ragazzi, capite? E Cleo vorrebbe diventare professoressa, quindi attenzione. Meno male che è mancato questo sogno, perché sennò aiuto studenti. Comunque il firma copia è finita, è andato bene e adesso siamo in un posticino a far merenda. E sono anche io. Così, commenti a freddo. Bene, Luciano ci ha già ripreso. Vuoi essere ripreso ancora? Guarda il contrasto di colore. Va bene, ciao ragazzi. Luciano è già affamato ed è il primo che ha mangio da stamattina in meno. Ma sì, però Luciano, Luciano. non dovevi mangiare i dolci? Allora, è perché non sono stato bene, per questo non ho mangiato niente tutto il giorno. Dovevo mangiare sì. qualcosa. Guardate con che classe ha tolto una fettina, ragazzi. Cioè, proprio una fettina per un assaggino. E niente, quindi Luciano ha già iniziato. Auguri a Cleo, allora, c'è anche la musichina. Quanti anni fai, Cleo? 16. Eri tutta arancio per la luce, adesso è ritornata normale. Dai, fai un bel saluto. Ecco. Sei contenta? Un sacco. Vediamo la tortina, no, vediamo la tortina magari. Eccola, bella, bella. Tiago me l'ha regalata, si è risparmiato un po'. Vabbè, saluta e via. Mangio. Ecco. Tiago non vuole bloggare. L'amore incondizionato per tutto Ho quello che lasciato dice, quello tutto in mano a che dice è Luciano. Ah, c'è Cleo. Come si zooma? Qua, vero? Sì, un par disastri, sempre. Comunque, quindi quando l'ho beccato tipo anche l'anteprima dei Guardiani della Galassia. Mi vergognavo un casino. Sì, Franci, vero? No, ecco, così si scopre che mi piace tutto l'altro.
Spiega cosa stiamo qua a fare. A mangiare. Ma tu magari un po' più. Non so fare i vlog, te lo passo. Vai. Fate. Allora ragazzi, tengo qua la macchina fotografica. Vabbè, c'è anche Muriel, che Luciano si è dimenticato di presentare. No, scusa, cioè, ma in realtà si è dimenticato di presentare. No. Sono le luci, mi rendo così. Comunque, volevo dirvi che sono qua. L'aria di vorrei essere ovunque, ma non qui. Siamo qua. Per festeggiare l'uscita del libro di Cleo, che Muriel ha già ecco che arriva da sotto. Muriel ha già comprato. No, me l'ha mandato Cleo. Me l'ha mandato Cleo. Ma lo leggerai? Però, sì. È vero. Lo leggerà. Non ha la dedica, però lo leggerà. Vabbè, la chiudiamo qua. Mi distraggono nel vlog. Comunque, stiamo aspettando una pizza che vedo che tarda ad arrivare. Però arriverà e... non so provare. E niente, quindi... A dopo, ragazze. A dopo. Ah, te non ti ho presentato forse. Andrea. Andrea, che brutto. Andrea. Comunque, ed è amica di Cleo. Sì, certo, Cleo proprio no. Ah, Cleo. La mia faccia è veramente a pezzi. E nulla, quindi adesso sto andando a letto, ragazze. Sono tipo le 11 quasi. Mi sono struccato. E nulla, devo togliermi lo smalto e niente, che altro dirvi. Buonanotte a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto, aver visto questo in store, questo evento di Cleo, per quel poco che sono riuscita a riprendere. Mi raccomando, non riesco a parlare, mi raccomando, non dimenticatevi di seguirmi su tutti i miei social che trovate proprio qui sotto. Quindi su Twitter, su Snapchat, su Instagram, mi trovate... è tutto scritto qui sotto e non dimenticatevi anche di andare a vedere tutti gli altri video che ho fatto in passato, un po' le cover, un po' gli altri video, e fatemi sempre sapere cosa ne pensate. Quindi vi mando una grande buonanotte e ci vedremo al prossimo video e a presto, ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao a tutti quanti. Oggi è il 3 maggio e cosa accadrà? Il fiatone. Oddio, cosa accadrà oggi? Oggi andrò insieme a Cleo a fare il firmacopie del suo libro La magia delle piccole cose a Torino! Woohoo! Quindi mi vedete in questo stato col turbante, ma perché un fiatone? Perché sono appena uscito dalla doccia e adesso mi preparo perché appunto sennò arrivo in ritardo da Cleo dopo Sanremo, visto che sono sempre in ritardo. E nulla, quindi noi ci vedremo dopo. Bene ragazzi, allora, come avete visto Cleo mi ha raggiunto. Stranamente non sto guidando io oggi. È la prima volta credo che forse andiamo da qualche parte insieme e guido io. Ok. Sì, mi sto ricomponendo per il fatto che ho l'allergia e quindi mi si sta... cioè mi stanno lacrimando. Stanno lacrimando gli occhi. Comunque io sono stanco morto, non si vede, c'è anche un po' di fondotinta così le magagne non si vedono. Cleo, sei pronta a questa rata di Torino? Sì. Sei carica? No, sì, non vedo l'ora. Anche perché ci sono già stata l'anno scorso in questo posto che è al circuito delle lettori. Sì, ed era bellissimo, quindi non vedo l'ora. Perfetto. Di tornarci. Anche io non vedo l'ora di vedere com'è questo posticino, perché mi sembra molto chic come posticino, vero? Molto molto bello, sì. Bene, vi volevo dire che mi sono portato l'ananas essiccata. Come merendina. Merendina, sì, esatto. Quindi noi ci vedremo dopo quando arriveremo a Torino, ragazzi. Adesso c'è la galleria e io sparirò nel buio. Eccoci. Ciao. Bene, ragazzi. Sì, capito. Siamo arrivati al... Ecco, allora tu non entrare perché... Il bar dei gatti c'è? Sì, sì, sì. Guarda il simbolo, dove c'è scritto bistro. Ragazzi, c'è un bar dei gatti. Gatti. Sì. Ok, guardate che bello, che bella che è l'entrata. Quindi stiamo arrivando al circolo dei lettori. Molto bello, tipo stile greco mi sembra quasi, no? Sì, con le colonne così. Allora Cleo sta già incontrando le prime ragazze. Sono tre ragazze
e sono tanto carine e simpatiche, infatti a sue le faccio anche vedere. Eccola, che incomincio a firmare, incomincio tutte queste mille firme, Cleo. Che carina, ciao, ciao, ciao. Allora, appena arrivati, come avete visto Cleo ha fatto dei piccoli autografi a tre ragazzine, sì. Siamo già qua a mangiare. Io sì, devo. Anche tu, assolutamente. Mangiare, buonasera. Guardate che bello che è dentro questo bar, cioè tutto cose originali, ci sono, a me piacciono molto questi lampadari qua, a me Cleo, queste luci qua, questo lampadario qua che penso sia originale, anche il soffitto, cioè proprio wow. E qui... Ma hanno messo la mia playlist! Hanno messo, sì, sono le mie canzoni! Wow! Comunque, tu sei arancio, Cleo? Lo so. È così. Ma è la luce, perché qua è un po' giallina. Qui siamo al circo dei lettori. Bellissimo. Poi per me, che io leggo dalla mattina alla sera, è il posto ideale. Adoro quando Cleo si mette il anzi tinta labbra, no, com'è che l'ha chiamato? Non ti... rossetto liquido. Il rossetto liquido, perché mi fa morire da ridere, poi quando di solito trucca anche me. Ragazzi, una parole. Non ce la fa, è sotto pressione, oddio quanto giuro. È sotto pressione Cleo quando vede me che le parlo. Comunque tra poco si va in scena. Farti vedere mentre parlo, che sennò se ti guardo. Cosa fai? No, fai la ragazza seria. Saluta a tutti, Chloe. Chi? E questi che ci seguono. Ciao. Ciao. Ho appena scritto a Luca dicendo che io ti amo quando sei così scema. Sono sconfitta. Esatto. Ragazzi, è fuori come un... Non lo so, ragazzi. Cioè, faccio anche così con gli occhi. E Cleo, wow! Eccola ragazzi! Per farmi una intervista, un'altra intervista. No, sì, assolutamente sì, perché con i video è tutto molto più immediato e anzi anche i messaggi sono diversi, nel senso che con i video, con il mio canale, con i miei social voglio condividere cose divertenti, cose leggere, proprio perché anche a me piace andare su internet e trovare cose che mi fanno un po' non pensare a nulla, nel senso voglio proprio dare questi contenuti perché voglio intrattenere in questo modo e parlare di cose positive. E invece con questi romanzi, ovviamente c'è la parte divertente perché alla fine è una storia che è ambientata al liceo, però allo stesso tempo si può leggere tra le righe e trovare dei messaggi più profondi che magari non sempre con i video condivido, ma semplicemente perché è una mia scelta, nel senso a volte faccio video più profondi, altri più divertenti. Cleo ha iniziato il suo bellissimo firmacopia. Siete veramente in tanti ad attendere Cleo in questa fila. E niente, quindi chissà quante firme avrà da fare Cleo. Le sono vicino. Ragazzi, non ci posso credere, c'è anche un maschietto. Questo è un caso, ragazzi, è proprio un caso anomalo. Qui comunque, ragazzi, si sta continuando. Siete veramente in tantissimi. Pensavo foste meno, ma in realtà siete veramente in tantissimi. Aiuto. Ragazzi, non so se ve ne siete resi conto, ma tra la folla spunta un unicorno! Wow! Ma è un unicorno, ragazzi! How is it possible? Un unicorno! Oh gosh!
Finalmente Cleo ha quasi finito. Cioè, sembra poco nel vlog, però vi posso garantire che è da un po' che siamo dietro a fare questo. Sì, almeno quasi un'ora. Quindi ragazzi, aiuto. Poverina, però lei lo fa con tanto piacere. L'ultima della fila. Salutaci, sei l'ultima della fila. Bene Cleo, bravissima. I'm so proud. Bene. Cos'è l'ultima foto? Oddio. Arrivo. Esatto. È un video, ragazze. Ah. Stavo parlando noi. Ah, ok, arrivo subito. Sì, diteci. Io sono la numero uno. Ok, perfetto. Ah, ci andiamo. Ma come eravamo lontane? Mi spiace. Finito? Basta. Ok, ciao. Allora, ragazzi. Dopo il film a coppia di Cleo abbiamo deciso di andare tutti insieme a passare in un ristorante vegano. Perché mi interrompo? In un ristorante vegano, okay. Vegetariano, sano. Sì, e adesso continua, scusami. E cos'è successo? Non andava il banco. Cleo, stai parlando? No, dico adesso noi non andava il banco, Matt. Allora, quindi abbiamo dovuto cambiare il posto. In un altro Cleo. Posto sano. Anche ossia, adesso siamo. Ossia? Ta-da! Ragazzi, ta-da. Non ho parole. La esatto. Ta-da! Non ho parole. Però e Tiago ha preso il menù grande. Perché mi ha detto Cleo, quindi ho preso il menù grande. Comunque Cleo, ogni volta che sono con te devo mangiare queste cose. Io. Infatti ti porto sulla via sbagliata. Esatto. A dopo, ragazzi. Allora che ragazzi, bella... siamo ma che luce? La luce divina della macchina. E quindi se non ci vedete bene questo è il motivo. Rendetevi conto che devo leggere i messaggi a Cleo, perché c'è poverina, le viene da vomitare se legge i messaggi. Volevo dire che mi sono divertito un sacco, ma veramente un sacco. E sono contento comunque che ci sono state tante persone a vedere oggi a venire al firmacoppia di Cleo. E faremo una pausina perché io devo fare una pipina. E niente, mi piace viaggiare di notte. E vabbè, possiamo concludere qui sì, adesso. Sì, perché a me viene da vomitare, quindi non posso guardare tanto. Ragazzi, che pesante. Non è colpa mia, che pesante. Ma cosa fate ormai nella vita? Cosa faccio? Ci vediamo dopo, ragazzi. Gute Nacht. Cleo non si blocca, scusate di nuovo la luce. No, volevo dire che Cleo mi sta raccontando delle storielle. Sì. Spiego un attimino. Reali. Reali, ci tiene a precisare che sono reali. Sì. Dei misteri irrisolti, reali, dei casi che vedo su questo canale di questa ragazza che si chiama Bella Fiori. Bella Fiori. Che è o australiana o neozelandese, non mi ricordo comunque quella zona lì. Che lei fa sia make up tutorial che racconta queste storie perché è laureata in criminologia. Ok. E quindi parla di questi misteri irrisolti, tipo di bambini che sono scomparsi, di delitti mai risolti, tutte queste cose qua. Stringiamo però ed Cleo. Ed è bellissimo. Andate a vederlo, adesso sto raccontando a Tiago qualche storiella. Va bene. Chiediamo scusa se eravamo fuori fuoco, però la luce è questa, sì. Quindi adesso vado veramente, ragazzi. Ciao ciao ciao, buonanotte a tutti. Cioè, ci rivedremo dopo quando chiudo il vlog, però per ora è tutto. Cleo. Finalmente sono a casa, sono tipo le 11:30 o qualcosa del genere. Mi sono lavato, mi sono sistemato, mi sono messo il pigiamino. Vabbè, siamo scollati. E nulla che dire, mi sono divertita tantissimo in questa data di Torino. Mi piace un sacco il circolo dei lettori e mi è piaciuto un sacco. E che altro dirvi, con Cleo mi sono divertito veramente tantissimo. Perché comunque ci siamo divertiti, poi noi abbiamo tanta intesa, no? Quindi magari quando c'è qualcosa un po' di strano così noi ci guardiamo e di subito capiamo subito e scoppiamo a ridere. E nulla, sono troppo felice di poterla supportare in questo percorso. Se lo merita tutto, ma veramente tutto. E nonostante comunque ci siano sempre critiche riguardo a queste cose qua, però comunque Cleo, mi raccomando, non mollare mai. E io sarò sempre lì pronto a sostenerti in questi tuoi bellissimi progetti. E anzi, grazie che mi hai voluto coinvolgere. Non riesco più a parlare, ragazzi. Mi hai voluto anche sto guardando su perché ho aperto, vabbè. Mi hai voluto anche comunque
come ho già detto, coinvolgere, ma mai voluto fortemente anche in questa tappa stare, cioè in questa tappa stare con te, insomma, hai voluto che stessi con te. E nulla, quindi adesso direi che posso chiudere definitivamente il vlog. E nulla, quindi qua, come avete visto, c'è stata la tappa di Milano e questa tappa di Torino. E quindi vi posso dare la buonissima notte. Vi ringrazio davvero tanto di cuore per il supporto che mi state dando, ma siete veramente in tantissimi. Come al solito, se non ti sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di andare a vedere tutti gli altri video che ho già messo. Così vi faccio sapere un po' di cose. Quindi, se ti è piaciuto il video, thumbs up. Se non siete passeggeri, vi volevo ringraziare per aver fatto questo viaggio intercontinentale con Tiago Lompiballe Airlines. Noi ci vedremo al prossimo video e vi auguro una buonissima notte. Grazie per avermi seguito e a presto. E buonanotte, come fa Barbara D'Urso? Col cuore, ragazzi, col cuore. Buonanotte. Pam, pam. Anche se questa non è la finale per i video, per i vlog, però fa niente. Whoa.